Nicolai, allora ieri il primo consiglio comunale dedicato al, al bilancio di previsione che sulla tarda nottata insomma, si, si è chiuso con un, dei toni un po' accesi. Cosa è successo? Ma sì, eh, siamo, abbiamo concluso che erano pressoché le due di notte, eh, con, eh, la, abbiamo cercato di terminare tutti gli emendamenti che la discussione degli emendamenti che aveva presentato l'opposizione e alla fine, insomma, dopo ripetute eh, provocazioni, dopo ripetute. Eh, Accuse da parte della minoranza e dell'opposizione sul metodo che abbiamo utilizzato per presentare questo bilancio, questo documento programmatico. Eh, chiaramente insomma eh, i nervi sono un po' saliti alle stelle ed è volata qualche parola, qualche parola di troppo, diciamo. Ora eh, abbiamo visto che il consigliere Ser Filippi ne ha avuto particolarmente male, se l'è presa, ma io dico questo. Eh, la politica è anche questo, chiaramente ecco purché si rimanga nel contesto, eh, nel contesto civile insomma, e della normale discussione. All'interno della, eh, della mh, pubblica assise. Eh, chiaramente, ecco, continui, queste continue illazioni, questo me metodo che sta adottando il centrodestra da alcuni mesi eh, di ostruzionismo vero e proprio all'interno del Consiglio quando dobbiamo adottare eh, delle delibere importanti, quella di ieri era sicuramente importante perché era propedeutica al bilancio che eh, voteremo questa sera. Eh, chiaramente, ecco, eh, diventa difficile poi avere un dibattito sereno quando appunto ci sono delle continue minacce prese di posizione o accuse da parte dell'opposizione, veramente il centrodestra più che un gruppo di opposizione mi sembra un gruppo di ostruzione perché sta facendo soltanto questo in consiglio e anche questo Ser Filippi mi sembra un po' così come un alunno non scolaro che va male a scuola e, e dà la colpa ai professori eh, perché dice che ce l'hanno con lui, insomma, ecco, perché è un continuo lamentarsi insomma, che viene, viene sempre ecco, accusato di qualcosa eh, quando poi in realtà è sempre uno dei primi insomma, ad accendere la miccia.